Importantissima. Sì, una vittoria fondamentale perché dovevamo continuare a vincere. Penso che oggi la cosa più importante era il risultato, l'abbiamo portato a casa e abbiamo ottenuto la terza vittoria in campionato e la quarta insomma in totale completa l'Europa League, quindi sicuramente siamo molto contenti. Adesso chi andrà via per la nazionale, poi ci ritroveremo tutti qua tra una decina di giorni a cercare di continuare questo cammino. Tanto sofferta però. Sì, tanto sofferta perché il Frosinone non è una squadra facile, come magari si poteva pensare all'inizio campionato. Non è una squadra facile, è una squadra che ti fa giocare male, che sta sempre sul pezzo e cerca di non prendere gol. E fortunatamente poi l'abbiamo trovato grazie a una giocata e poi diciamo niente, siamo stati contenti di aver portato a casa il risultato. La Lazio come sta in questo momento? Perché anche in Europa League un po' di sofferenza c'è stata, no? Sì, sicuramente le ultime partite, soprattutto con l'Europa League, abbiamo preso dei gol un po' sciocchi perché eravamo sopra di due uomini e di due gol, quindi sicuramente abbiamo riaperto una partita un po' rocambolesca. Però la Lazio sta bene, lo dimostra il fatto che comunque a Verona era andata sotto e è rimontato e ha fatto lo stesso in casa col Sant'Egidio, quindi sicuramente sta bene molto dal punto di vista mentale, perché sennò una squadra non può rimontare due partite di fila. Quindi sicuramente le giocate torneranno e credo stiano tornando e le qualità ci sono per fare bene anche questa. A livello personale come giudichi questa parte di stagione? Non particolarmente positiva per me, però diciamo che la squadra in questo momento sta bene, io sono contento di questo momento. Ma da cosa dipende? Ti sei fatto un po' una domanda per cercare di capire qual è il tuo momento e perché? Non lo so, magari ci stanno tante motivazioni. L'anno scorso magari ero un giocatore tutto da scoprire, uno che veniva da niente, no? Siamo uno sconosciuto della Serie A, quindi sicuramente già un po' più spensierato. Adesso magari che la gente si aspetta qualcosa in più da me, forse gioco un po' più di pressione, però fa parte credo del calcio, di ogni sport, quindi sicuramente cerco di portare questa pressione diciamo come beneficio. Paghi anche il ritiro iniziato del ritardo? Sì, sicuramente l'inizio del ritiro non è stato fantastico perché sono arrivato, poi sono stato male, ho avuto un po' di febbre, quindi poi abbiamo iniziato a fare delle amichevoli, non ho avuto un grande tempo per lavorare molto fisicamente, però ho cercato di mettermi a pari con i compagni e spero di riuscirci presto. Senti Daniele, aspettando la Fiorentina, la Lazio è seconda in classifica, che vuol dire? Vuol dire che il calcio cambia in maniera molto, molto rapida, perché due settimane fa eravamo sotto un treno e adesso siamo secondi in classifica, poi il tempo dirà dove dovrà arrivare questa Lazio. Danilo, è il Frosinone che vi aspettavate, quello che ha giocato oggi? Sì, era un Frosinone tosto perché veniva da un pareggio contro la Juve in casa, insomma, allo stadium e aveva ottenuto la prima vittoria in Serie A, quindi era un Frosinone molto motivato e molto diciamo pronto per fare questa partita all'Olimpico. E credo che comunque ci sia riuscita, non è stata facile perché comunque giocavano molti dietro la linea del pallone, non era facile. Poi siamo riusciti a girarla e siamo stati contenti di averla vinta. Grazie.